Buonasera a tutti quanti, benvenuti a una nuova puntata, un nuovo appuntamento tra libri e scrittori. Ormai siamo in pieno autunno, però con questo libro io vi voglio riportare indietro di un mesetto circa, e anzi un po' di più, e tornare a quella che è stata un'estate che la protagonista si porta dentro, si porterà dentro e che si portano dentro anche i tanti lettori. Sto parlando del primo libro di Viviana Maccarini, L'estate che ho dentro. E ciao Viviana. Ciao, buonasera. E dicevo, è un libro questo che ci racconta un'estate particolare, con dei personaggi molto giovani, molto freschi, e poi ne parleremo. Però intanto Viviana, ci racconti un po' di te? Intanto, questo è il tuo esordio? Sì, certo, il mio esordio è il primo romanzo scritto a mio nome, perché in realtà io nasco come ghostwriter, infatti mi sono esercitata scrivendo parecchi libri, ne ho scritti una decina, ovviamente non posso rivelare per chi li ho scritti, e la mia, diciamo, attività si divideva tra quella di ghostwriter, in cui proprio tu ti devi mettere nei panni dell'autore e concordare con lui una storia e poi appunto immedesimarti nell'autore e scriverla, e quella invece un po' più da tutor, dove seguivo degli autori e li aiutavo quando magari avevano un blocco dello scrittore oppure avevano bisogno di consigli su come appunto procedere la storia, ma non sapendo bene come fare, si rivolgevano a me e io ho fatto anche da consulente, diciamo. In Bella, realtà guarda, dovremmo dedicare una trasmissione solamente per queste cose quindi che sono interessantissime. è un lavoro di cui si sa poco perché appunto ghostwriter rimane dietro le quinte, rimane nascosto. Però ce ne sono parecchi e più di quanto probabilmente vi immaginate. Sì, effettivamente. Senti, invece sei arrivata a realizzare questo tuo romanzo, pescando probabilmente un po' dentro di te i tuoi ricordi, perché tu sei giovane, ma non così giovane come la protagonista del libro. Sì, è vero, è un'altra generazione, anche perché la protagonista del libro è cresciuta in un'epoca in cui le relazioni e i rapporti tra i ragazzi sono sempre mediante i social network, mentre quando ero giovane io ancora non c'erano, o meglio, verso fine liceo ha iniziato a comparire Facebook, ma prima assolutamente non c'era niente, quindi è come se avessi vissuto un'adolescenza spaccata a metà. Ho conosciuto entrambi questi mondi e devo dire che quindi è stato da una parte abbastanza facile immedesimarmi nel personaggio di Nina, perché comunque conosco i social network, però dall'altra mi ha riportato indietro nel tempo e ha fatto riaffiorare, diciamo, tanti tanti ricordi, quindi è stato anche un po' un viaggio dentro di me, in effetti. La protagonista, hai detto appunto, è Nina, è una giovanissima che noi conosciamo dopo che ha subito un incidente in moto che le ha procurato diverse ferite sul volto. E come dici tu all'inizio un po' del libro, il programma che ha Nina per quell'estate è di sparire, sparire e andarsene, non farsi vedere, perché deve probabilmente fare i conti un po' con se stessa, con la sua immagine e con tutte le storie che ha dentro. E decide di andarsene, dalla madre. Beh, i genitori sono separati. E andarsene dalla madre, con la quale ha un rapporto conflittuale, ma poi ne parleremo, come tutti gli adolescenti, ma in questo modo, in modo un po' particolare, per andare a raggiungere il padre. E arriverà poi, quindi partirà dalla città per andare in una cittadina che è Volpedo. Beh, intanto, poi ci arriviamo, però Viviana, mi racconti un pochettino chi è Nina e come l'hai costruita? Sì, certo. Allora, Mina è una ragazza invisibile, mi piace definirla in questo modo perché è una di quelle ragazze che passano assolutamente inosservate. Lei invece vorrebbe essere notata, invidia forse un po' anche alcune delle sue amiche che hanno un carattere un po' meno introverso, e quando appunto arriva l'occasione di essere notata, arriva tramite una tragedia, perché lei
fa questo incidente in motorino che le lascia sul viso delle profonde cicatrici e quindi passa a essere, avere l'attenzione su di sé addosso e sotto gli occhi di tutti. È per questo motivo che scappa, perché si vergogna e soprattutto perché il suo volto è completamente bendato. Quindi io ho sfruttato, diciamo, questo espediente dell'incidente per costruire anche un romanzo che fosse un romanzo di formazione, cioè sulla ricerca di se stessi, su chi si è, e appunto dando a Nina la possibilità di avere un nuovo volto, di non avere paradossalmente più il suo vecchio viso, di capire chi vuole diventare. E dicevamo del rapporto che ha con i genitori, della madre soffre la bellezza, e il padre, che lo definisce uno spirito libero, questo personaggio ex fotografo di moda che ha mollato tutto per appunto andare a fotografare la natura, ma dalla quale non guadagna nulla, vive in un camper, in una campagna, insomma, quasi al limite dell'indigenza. E chi sono questi due genitori e cosa rappresentano per Nina? Rappresentano, diciamo, sì, due facce della stessa medaglia, nel senso che se la madre è una donna estremamente bella e affascinante, quindi forse è un modello irraggiungibile per Nina, il padre invece è una persona completamente diversa, perché è interessato ovviamente alla bellezza e all'aspetto estetico facendo il fotografo, però la ricerca più nella natura, quindi è un tipo di ricerca completamente diverso. E Nina, cambiando vita, cambia anche proprio famiglia, perché va a vivere col padre, che tra l'altro lei non conosce, perché hanno passato insieme pochissimo tempo, e quindi si ritrova in questo scenario completamente diverso, dove deve avere a che fare con quest'uomo che è un po' un adolescente per certi versi, quindi per alcuni aspetti è molto vicino a lei, e forse lei che in alcuni aspetti si ritrova un po' a essere più adulta. Sì, più matura, è vero. E dicevi, e poi ci sono altre due figure di riferimento, altre due figure maschili, che sono Filo e Tommaso. Chi sono? Filo e Tommaso rappresentano, diciamo, da una parte l'amico di sempre e dall'altro invece un ragazzo, il classico ragazzo introverso irraggiungibile, con cui all'inizio Nina ovviamente si scontrerà, ma che poi col tempo riuscirà a intercettarne, a capirne, a scoprire una parte più nascosta, e che l'affascina molto. E mi piaceva molto il rapporto, costruire il rapporto tra Filo e Nina, perché il rapporto tra amicizia tra maschio e femmina spesso, molte volte, si conclude con uno dei due che si innamora, e mi piaceva appunto inserire anche questo aspetto nel romanzo, soprattutto in una storia in cui si parla di adolescenti, come gestire le amicizie, credo che sia un tema molto importante. Mentre Tommaso, a differenza di Nina, non usa i social network, è un po' fuori dal mondo, è completamente contrario, e quindi l'aiuterà, ha un po' la funzione nel romanzo di aiutarla a capire i pro ma anche i contro di questo nuovo strumento che i ragazzi utilizzano. E dicevi, Viviana, la Nina ha questo esilio quasi forzato a Volpedo, un po' per trovare se stessa, per, come dicevamo prima, ma volevo chiederti, perché Volpedo? Perché Volpedo innanzitutto è vicino alla mia città natale, che è Voghera, anche se io mi sono trasferita a Milano per lavoro, e quindi insomma, l'ho visitata spesso, mi è capitato di andare lì diverse volte, e ne sono sempre rimasta affascinata perché è una città ferma nel tempo. C'è un percorso molto bello dei quadri del pittore Pellizza, che si può seguire con una bella passeggiata, ed ha proprio l'idea di essere ferma nel passato, quindi mi piaceva moltissimo la contrapposizione con una città così caotica come Milano e un paesino atemporale come può essere Volpedo, e soprattutto poi metterla anche in rapporto, contrasto con il pittore Pellizza, che, diciamo, poi ha reso il paese famoso. E forse anche questo fatto che Volpedo sia quasi, come lei ritratta, e il luogo dove poi loro si ritrovano, che è un po' fuori dal tempo, permette ai ragazzi, a tutti i personaggi, di evolvere. Esatto, sì.
perché si trovano in una dimensione completamente diversa, in cui appunto Nina non è abituata, e recupera un po' il rapporto anche lei con la natura, con le colline, col posto, ed è costretta, appunto, essendo in questo posto completamente isolato, a non cercare distrazione all'esterno, ma piuttosto a guardarsi dentro. E fa un lavoro su di sé molto, molto importante. Poi mi piaceva appunto accostare al pittore Pellizza perché credo che sia ciò che c'è di più lontano con la cultura pop dei social network. Quindi invece in un mondo di Instagram che invece è molto spesso di filtri, dove le foto si modificano, dove tutto è ritoccato, accostarla con un pittore invece così realista poteva essere appunto un binomio interessante. E giustamente poi c'è tutta quella parte che è dedicata, no, ai social network, al rapporto che i personaggi hanno, Nina in particolar modo con i social network, ed è molto bella anche la riflessione che tu induci a fare un po' tutti quanti della diversità tra la realtà vera e propria e quella invece dei social network. Assolutamente, io nel libro cerco appunto di non demonizzare i social perché credo abbiano molti aspetti positivi, ma allo stesso tempo a fare una riflessione su questo strumento che ormai è utilizzato quotidianamente dai ragazzi, da tutti, perché leggendo appunto un po' di statistiche mi sono resa conto che di media i ragazzi passano sulle 4-5 ore sui social al giorno, molti di loro. E considerando che anche WhatsApp ormai è considerato un social. E io dico sempre che il mondo dei social network crea spesso confusione perché è un mondo vero ma non reale, nel senso che faccio un esempio, se la ragazza in questione vede la foto del ragazzo che le piace insieme a una sua amica, diciamo, prova una gelosia, prova un forte sentimento di gelosia. Questo sentimento è un sentimento vero, ma non è un sentimento reale, perché magari appunto quella stessa foto poteva essere una foto semplicemente scattata in amicizia o quello che lei pensa possa essere successo non è successo. Quindi crea tanta confusione e distorsione della realtà. Quindi bisogna prenderlo per quello che è, ma appunto senza tenendo bene presente conto che non si tratta della realtà. Però dicevi giustamente che non li demonizzi questi social network perché poi permettono a Nina di cambiare, di crescere, ecco. No, assolutamente, anche perché facendo diverse interviste poi con influencer o ragazzi che hanno appunto centinaia o milioni di follower, li ho intervistati per capire appunto cosa si prova a fare l'influencer. Molti di questi mi hanno detto che hanno iniziato ad aprire un profilo social perché si sentivano estremamente soli o perché avevano una difficoltà, perché erano insicuri o perché non avevano amici. E i social in questo senso sono stati una valvola di sfogo, comunque li hanno aiutati tantissimo. Quindi anche nel caso di Nina, appunto da sola, col padre, in un paesino sperduto, tramite i social network riesce a esprimersi e potersi confrontare anche con altri che la pensano come lei. A un certo punto Nina dice: quando esco da Instagram, la mia vita smette di essere in pausa, riparte rapida, scorrendomi nelle vene come lava. Quindi c'è proprio questa presa di coscienza anche, no? Sì, è vero, è come un po' alienarsi in un mondo, diciamo, in un altro mondo e poi tornare alla realtà. Sì, è esattamente così quello che succede a lei. Lei poi, diciamo, è fortunata perché riesce a riscattarsi tramite i social network. Esatto, era Purtroppo, quello. Cioè, il fatto che dicevi giustamente che non li demonizzi, perché tutto sommato è un mezzo poi per il riscatto del personaggio. sì, esatto. Non è Quindi sempre così, non però. è solamente così una cosa negativa, ci sono anche degli aspetti positivi, giustamente li abbiamo individuati. Bello, è un romanzo molto bello, come dicevo, molto fresco, molto giovane, i personaggi sono vivi e vividi. Si intitola L'estate che ho dentro, edito da Rizzoli e Viviana Maccarini ha un bel presente e anche un futuro, immagino. Grazie Viviana, molto bello e molto brava. Grazie mille.
grazie per l'opportunità e a presto. Ci vediamo col prossimo romanzo, allora. Assolutamente. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.